Però io ve l'avevo detto. Io ve l'avevo detto. Non mi piace ricordarvelo, ma è così, eh? Quindi. Ciao lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Urga DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi ci addentriamo in un argomento che non prevedevo di toccare fino alla fine del ciclo. L'avete letto dal titolo, è inutile girarci intorno. Parliamo del ciclo del buio, parliamo del ciclo di Mano Cerace, parliamo del ciclo di Chiaverotti e ne parliamo perché sono venuto a conoscenza di informazioni che ignoravo e che confermano quanto ho detto nei precedenti video. Ma andiamo per ordine. Dopo il ciclo 666, quello di Roberto Recchioni, ci sono stati già 4 albi, 2 slegati, quelli estivi, luglio e agosto, e 2 del ciclo del buio di Chiaverotti. Ce ne sarà un terzo che uscirà alla fine di questo mese e per il quale ho già concordato una recensione con l'autore, proprio con il maestro Chiaverotti. Ma la sensazione nel leggere questi numeri è sempre stata quella, e non l'ho mai negata all'interno dei video, soprattutto in quelli spoiler, che questi numeri fossero riadattati al nuovo ciclo. Intendiamoci, ho sempre trovato qualcosa di poco a fuoco, qualcosa di strano all'interno delle storie, che possono essere piaciute o non piaciute, ma non stiamo parlando di quello. Mi è sempre sembrato che ci fossero, in alcune situazioni, dei cambiamenti in corsa, dei riadattamenti veri e propri per, appunto, ricollocare queste storie nel nuovo universo narrativo del Dylan Dog e non lasciarle in quello classico. Parliamoci chiaro, l'esempio più eclatante è proprio questo. Che non mi ricordo come si chiama. Scrutando nell'abisso scritto da Gigi Simeoni per i disegni di Marco Soldi, ma anche il precedente, che adesso non ho preso, ma anche il precedente sembrano dei racconti riadattati. Ma tu fai complotti, mi direte. Ma non è vero. La storia di Chiaverotti che doveva comprendere Mano Cerace. Mo ci arriviamo. Poi si passa a questi due. Il terzo appunto in arrivo, il ciclo del buio. Beh, bazzicando su Facebook, cosa che faccio rarissimamente ma ogni tanto mi tocca, ti trovo un commento. Ascoltate questo video, vado a vedere il video, era la conferenza stampa di Bonelli dell'anno scorso per la presentazione del numero 399/400, quindi il matrimonio di Milan e l'ultimo numero, fra virgolette, della serie classica. Lo vado ad ascoltare per intero, molto lungo, a un certo punto... La storia di Chiaverotti che doveva comprendere Mano Cerace. Io ricordo che avevi detto che doveva uscire su un Old Boy, però allora, forse avevi pensato un attimo. In teoria dovrebbe essere sull'Old Boy, okay. Però ci sto pensando, potremmo fare qualcosa di più speciale perché è una sorta di guerra con Mano Cerace su un mondo che si spegne di colpo e quindi diventa vittima del buio. E secondo me c'ha le possibilità di essere qualcosa di più forte, di anche autonomo. Ma si può sapere se l'ha scritta tutta? Lui l'ha scritta tutta, non è stato ancora completato il disegno. Okay, perché Chiaverotti è uno che scrive molto veloce. Molto veloce. Chiaverotti. Dovremmo farlo lavorare con Alessandro Pilotto. Molto veloce, Chiaverotti è uno che scrive. Lo so, lo sapete tutti, ma ve lo ripeto: l'Old Boy è ed era la testata in cui il Dylan è classico, cristallizzato. Come nei primi episodi di Tiziano Sclavi. L'Old Boy di quell'anno, cioè dell'anno scorso,
era un volume di 3 racconti, non più di 2 come adesso. Quindi un ciclo narrativo di 3 albi, come quello di Mano Cerace, ci stava alla perfezione. Come ci stava alla perfezione di continuare un racconto fatto in quel modo. Se ora riflettiamo, avendo ascoltato questa notizia, dalla viva voce di Masiero e Recchioni, il ciclo di Mano Cerace, e capiamo perché non è così a fuoco, capiamo perché non è così ficcante, capiamo perché non è così Chiaverotti, perché l'ha dovuto riadattare. Ragazzi, Chiaverotti l'anno scorso l'aveva scritto tutto il ciclo, tutto, per il vecchio Dylan Dog, per l'Old Boy. E nell'Old Boy non ci sono Rani e Carpenter, che infatti non appaiono mai, evidentemente fino adesso, può darsi che nell'ultimo compaiono, però evidentemente era troppo complesso farli apparire. Lo stesso Block compare pochissimo. Ghost, John Ghost, messo lì, l'avete detto anche voi nei commenti, l'ho detto anch'io in recensione, quello era un ruolo da Lord Wells ed è evidente che ci doveva essere lui lì, l'hanno cambiato. Quante altre prove di questa cosa? Tante altre prove. Ora, prima che iniziamo ad agitare i forconi, potevano farlo. Perché no? Vedi, il curatore ha stabilito che quella storia è così bella che merita la collana principale, va benissimo, si riadatta, ma è evidente che nel riadattamento si sia fatta un po' di confusione che abbia generato una sfocatura della narrazione stessa, che non so quanto è stato rimaneggiato e come è stato rimaneggiato lo scritto originale di Chiaverotti, ma evidentemente è andata proprio così. E allora mi chiedo ancora di più: quante saranno ancora le storie rimaneggiate? Quante saranno ancora le storie di questo ciclo che alcuni di voi, i più terribili, quelli più un po' birichini, dicono riciclate? Quante saranno ancora? Quando vedremo realmente una storia che è stata scritta e pensata per il nuovo ciclo? Quando? Si può dire. Recchioni ci ha detto che fino a gennaio vedremo determinati cicli, vedremo determinate storie. Masiero, nell'ultimo keynote, ci ha detto chiaramente che ad agosto ci saranno delle sorprese, altre. Quante sorprese gli dovete fare su Dylan Dog? Ci saranno delle sorprese su Dylan Dog. Ora, non avendo la possibilità di intervistare Masiero perché mi sfugge, non riesco proprio, più di una volta ho chiesto in questi mesi, ma non ho mai avuto l'onore e non ho ancora l'onore di riuscire a sentire il direttore editoriale di Bonelli, e un po' mi spiace. Devo fare delle supposizioni, non posso parlare, fino adesso vi ho dato delle notizie, adesso faccio delle supposizioni. Allora, avendo parlato di agosto, evidentemente ad agosto succederà qualcosa e probabilmente ci sarà il primo vero Dylan Dog, fatto probabilmente da Recchioni, basato sul nuovo ciclo. Probabilmente tutte queste storie, come in tanti di voi scrivevano nei commenti, io cercavo un po' di razionalizzare la cosa, ma in cuor mio, anch'io più di una volta ho detto: ragazzi, questa mi sembra una storia riciclata, questo mi sembra riciclato. Poi alcuni di voi ci credevano, altri no. Beh, a questo punto, ad agosto, sarà il momento in cui vedremo il vero nuovo Dylan Dog. E non più un Dylan Dog un po' raffazzonato,
che non riesce a entrare nel cuore della gente anche per questo motivo, perché effettivamente riadattare, lasciamo perdere che è molto molto simile al vecchio Dylan Dog, ma riadattare una storia è complicata. Tutti i riferimenti, tutte le cose di questo ciclo di Mana Cerace, io credo che Chiaverotti sia un po' impazzito per riuscire a risistemarli e non sia riuscito neanche a farlo completamente. Ma perché è normale? Ma perché tu fai la storia con un tipo di universo, un tipo di personaggio, e poi me la cambi? Ma che logica è? È ovvio, no? Non sarebbe più andata bene per l'Old Boy, perché l'Old Boy adesso sono due storie. Quindi è una paginazione differente, una foliazione differente, quindi no, semplicemente non ci entrava. Anche se, a pensarci bene, questo qui è un po' tiratello. Ragazzi, lo sapete, io non voglio mai pensar male, io parlo per quello che so. Parlo per quello che è nelle mie corde, parlo per le notizie che appunto ho di prima mano. Però effettivamente, a pensar male si commette peccato, però spesso ci si azzecca, no? Questo è il motto andreottiano, che lui aveva ripreso da un vescovo, non mi ricordo vescovo di dove, quindi anche un prelato abbastanza importante, quindi non commetto peccato due volte. Ragazzi, sto Dylan Dog non ha ingranato, diciamocelo chiaramente, non ha ingranato. Alcuni albi del ciclo 666 li ho apprezzati, altri meno, ma dalla fine del ciclo 666 è diventata davvero dura riuscire a leggerlo con attenzione, con ansia, con empatia, con empatia. Il ciclo di Chiaverotti ci sta mettendo una pezza, ma è chiaramente anche quello è un po' fuori fuoco. Io mi troverò nella scomodissima situazione di fare una recensione con l'autore a fine ciclo, con il maestro. Mi capite, no? Quindi, ok, datemi la mano. Scrivetemi qua sotto nei commenti che ne pensate, datemi qualche idea, qualche spunto di riflessione serio, interessante, non partigiano, mi raccomando, serio e interessante. Nella natura delle cose sta il fatto che un'azienda, e Bonelli è un'azienda, gestisca il proprio patrimonio, e questi sono personaggi, sono il proprio patrimonio, come vuole. Recchioni ha fatto delle scelte possiamo contestare, ma sono state delle scelte personali delle quali lui si prende oneri e onori, questo sia chiaro. In questo caso io ci metto in mezzo anche Michele Masiero, il direttore editoriale, perché lui, ma anche a questo punto anche Tiziano Sclavi, è questa carta bianca data a Recchioni. Quindi se Sclavi dà carta bianca a Recchioni vuol dire che sta tutto bene. Per dare la mia benedizione papale a Roberto Recchioni, che d'ora in poi si occuperà di Dylan Dog. Io ho una lettera che Tiziano mi lascia carta bianca, è proprio scritto, cioè scritto, firmato, me l'ha mandata per... È un foglio bianco. Sì, sì. Okay. Per convincermi a prendermi le mie responsabilità col personaggio. Il super direttore di Dylan Dog, che non sempre sono stato d'accordo con le idee di Tiziano, proprio quelle che leggevo, e va bene così, perché mi ha spinto a ragionare e magari a dire c'aveva ragione Tiziano, magari no, guarda, c'ho ancora ragione io. Però questo no, ragazzi, questo mi riesce difficile mandarlo giù, ma più che altro per l'altissima considerazione che ho di Chiaverotti, di tutto quanto quello che ha fatto lui per Dylan Dog e di quello che ha fatto con gli altri personaggi che ha inventato, con Brandon, quello che ha fatto soprattutto con Morgan Lost. No, questo non mi sta bene, stavolta veramente devo puntare i piedi e devo dire no. Cavolo, avrei preferito di gran lunga leggere la storia pensata da Chiaverotti e non quella che gli hanno fatto riadattare per questo nuovo Dylan Dog. Troppe le incongruenze, troppi i punti critici, troppe queste storie che ancora non vedono il Dylan Dog nuovo.
alla ribalta. Troppe. Si sta andando troppo oltre. Quando vedremo? Questa è una domanda seria. Io non so se sto video lo vedranno in Bonelli, se lo vedrà mai Recchioni, non credo, se lo vedrà Masiero, non credo. Hanno un sacco da fare e hanno ragione, curano veramente un impero editoriale in Italia e una quantità di pagine da revisionare pazzesca. Anche un sacco di live con PlayStation, Xbox, ma vabbè, questa è un'altra cosa. Però io chiedo, veramente, formalmente, quando arriveranno le prime storie basate sul ciclo 666 e non riadattate dopo? Quando Recchioni ha consegnato la nuova Bibbia di Dylan Dog agli autori, quale sarà la prima? E allora là insieme a giudicare il lavoro di Recchioni. Questa volta devo spezzargli una lancia anche a favore, e lo faccio volentieri. Anche lui si sta ritrovando in mezzo a un ingranaggio complicato. Gestire un personaggio nuovo con una Bibbia nuova, riadattando storie fatte per il classico. In questo periodo storico, poi, non è che stiamo a vivere una vita normale, quindi stiamo calmi nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, so che in tanti seguite i video di Dylan Dog, so che sono i video più visti del canale, e quindi mi aspetto veramente un coinvolgimento grande qua sotto, e in caso, se ce ne fosse la possibilità, ovviamente chiederemo lumi anche al maestro Chiaverotti quando ce l'avrò, nell'intervista, nella recensione con l'autore. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Questo è stato decisamente pesante, perché ho rispetto del lavoro di tutti, e quindi è pesante riuscire ad essere sempre equilibrati, anche perché c'è un fatto emozionale, c'è un fatto affettivo proprio che mi lega soprattutto a questo personaggio. Altri un po' meno, altri purtroppo mi hanno completamente disilluso, però a questo personaggio c'è ancora un grosso fatto affettivo, e poi c'è una grossa responsabilità nei vostri confronti, perché appunto questi video li vedete in tanti e mi fa piacere dall'altro lato. Comunque una responsabilità. Noi ci vediamo al prossimo video, ci leggiamo qua sotto nei commenti, ciao belli.